Ciao gioie, bentornate o benvenute sul canale. Nel video di oggi vi parlerò di tre profumi di inizio, ma per chi non mi conoscesse, io sono Beatrice, voi potete chiamarmi Bea. Nel mio canale parlo di profumi prodotti per skincare, lifestyle e tanto tanto altro. Se avete visto in precedenza il mio ultimo video skincare fatto insieme a voi, vi sarete accorti che nel corso del video vi avevo mostrato questa busta. Ma che cos'è questa busta? È una busta che ho ricevuto per posta con tre campioncini di tre profumi di inizio. Nel video vi avevo fatto vedere un po' tutti i campioncini, dicendovi anche il nome del profumo e della collezione, e vi avevo promesso che vi avrei fatto un video recensione. Quel momento è arrivato e quindi è il momento di spacchettare questa busta. Ovviamente li ho tutti indossati, provati e sono qua per dirvi che cosa ne penso. Per quanto riguarda i profumi, sono della linea Carnal Blends. Questa è la brochure che mi è stata rilasciata. E troviamo appunto al suo interno i nostri tre campioncini. Cerco di metterveli dritti, così ve li mostro. Poi ovviamente andremo ad analizzarli uno per volta. Eccoli qua, e io direi di analizzarli in base alla data di uscita. Quando ve li mostrai per la prima volta ero alquanto impreparata, perché mi è arrivato il pacco tipo un'ora prima di registrare, neanche, giusto il tempo per guardare che cosa c'era al suo interno, ma non ero andata troppo a documentarmi. Mi ero già spruzzata qualcosina, però così a cuor leggero, senza andare ad analizzare la cosa professionalmente. E inizialmente pensavo che fossero tre uscite recenti, insomma, tre uscite di quest'anno. Non è così, c'è un'uscita sì di quest'anno, altre due invece sono datate 2019 e 2016, e visto che hanno date diverse io partirei da quello più vecchio per poi avvicinarci a quello uscito quest'anno. Seguendo questa logica, quindi partirei da quello del 2016 e vi parlo infatti di Side Effect di Initio Parfums Privé. Adesso vi faccio vedere velocemente il nostro campioncino. Ma ovviamente, come sempre, quando vi faccio vedere tutti i campioncini che vi recensisco, a lato vi metto una bella immagine virtuale del pack formato vendita. E come note olfattive ci troviamo rum, tabacco, cannella, zafferano, sandalo ed edione. Innanzitutto parto dicendo che questo profumo, come gli altri due che vi farò vedere, sono classificati come unisex, perché insomma i profumi di nicchia sono di solito classificati come tali, però secondo il mio naso, secondo i miei gusti personali, lo classifico più di impronta maschile. Ci sento in apertura la nota di rum, di tabacco, di cannella, poi dopo subentra anche le note di zafferano con un fondo di sandalo. Le note citate prese da Fragrantica, ormai Fragrantica è diventata la nostra bibbia profumosa, le sento tutte quante, tutte le note riportate le sento tutte quante, e sì, lo trovo di impronta maschile. Si tratta di uno speziato caldo, secondo me un'uscita veramente favolosa, anche se su di me appunto non lo vedo, e la persistenza è veramente una bomba, e lo stesso vale anche per la scia. L'ho provato proprio uno spruzzettino micro per la prima volta sul braccio e nonostante mi fossi lavata il braccio lo sentivo ancora. La scia è veramente pazzesca. Passiamo adesso alla seconda fragranza, e questa volta passiamo al profumo uscito nel 2019, ovvero vi parlo di Atomic Rose. Questo è il nostro campioncino, ve lo faccio vedere anche al suo interno. E qua a lato, come sempre, starete vedendo il pack virtuale formato vendita. Vi dico anche quali sono le note olfattive. Come note di testa troviamo peperose e bergamotto, come note di cuore rosa bulgara, rosa turca e gelsomino egiziano, come note di base vaniglia del Madagascar e ambra. In apertura si sente questa rosa, perché la rosa è la nota protagonista di questo profumo e ci tengo subito a sottolinearlo, però nel corso del tempo questa rosa muta. In apertura la sento più acidula, più aspra, poi dopo passato il tempo si va ad ammorbidire e diventa
scelta più dolce, alla fine si tratta di una rosa elegante dolce. Rosa dolce elegante che, per carità, per il 2019 poteva essere all'avanguardia, però nel corso degli anni questa rosa dolce ormai è diventata una rosa super super diffusa. L'abbiamo visto in profumi più costosi come Delina, come Roses Vanille di Mancera e anche in profumi più low cost, come per esempio viene in mente il mio amatissimo Rose Gourmand e il mio altrettanto amatissimo Fashionably London, sempre di Zara, fatto però questa volta in collaborazione con Jo Malone. Anche qui troviamo una rosa dolce, ho trovato proprio che abbia seguito la scia di Mancera ed Elina. Adesso dovrei vedere date di uscita di questi tre profumi di nicchia, non mi ricordo le date di uscita di Delina e Mancera, quindi tra i tre profumi di nicchia non so qual è quello che è uscito prima, però posso dirvi che questo profumo sì, è carino, per carità ci tengo a specificare che si sente l'impronta di nicchia, non è un profumo che definirei sempliciotto, assolutamente no, però col fatto che questa rosa dolce è diventata così tanto in voga, alla fine risulta essere un profumo sì carino, però per nulla all'avanguardia. Però nonostante questo, di sicuro è un profumo super super buono come le altre rose dolci che ho sentito in precedenza e che vi ho anche citato. Per quanto riguarda la persistenza e la scia, vi dico già che anche in questo caso sono veramente ottime, nulla da ridire, super persistente, super scioso, anche questo lo promuovo assolutamente a pieni voti e ci tengo anche a precisare che tutti e tre sono eau de parfum. Passiamo adesso all'ultimo profumo di oggi. Sì, avete già notato che questo video sarà un pochino breve rispetto agli altri, ma ci sta, sono solo tre profumi e vi mostro, l'ho perso di vista, trovato, vi mostro il profumo uscito nel 2024, ovvero vi faccio vedere Narcotic Delight. Qui come sempre c'è il nostro cartoncino, qui il campioncino e qua vi metto come sempre il packaging virtuale. Come note olfattive ci troviamo, come note di testa, ciliegia, pepe rosa e pepe nero, come note di cuore, cognac, edione e rosa, come note di base, tabacco, vaniglia, fava tonka, legno di cedro e patchouli. Questo profumo si apre con un'apertura super frizzante dovuta alle due note di pepe, ovvero pepe rosa e pepe nero, anche se il pepe nero ha la meglio sul pepe rosa, ma ci sta perché comunque il pepe nero è di solito più pesante di quello rosa. Poi dopo subentrano anche la nota alcolica di cognac, seguita dalla nota di tabacco, di vaniglia e fava tonka, e ci sento anche chiaramente una nota di ciliegia. Devo dirvi che per i miei gusti personali questo lo preferisco rispetto agli altri due. Per carità, anche Atomic Rose mi piace, ma non la metto in cima alla classifica proprio perché ormai risulta un profumo sentito e risentito. Qua invece troviamo comunque un profumo particolare, originale, anche questo lo classifico come tutti gli altri due, alla fine sono classificati da inizio come unisex, mentre il primo che vi ho mostrato lo reputo di impronta maschile. Atomic Rose, anche se classificato come unisex, lo trovo più di impronta femminile. Questo secondo me è proprio in mezzo, lo trovo proprio un perfetto unisex, non troppo maschile ma neanche troppo femminile, veramente adattissimo a tutti. Trovo che sia un profumo molto particolare, forse non può piacere a tutti, secondo me Atomic Rose è un profumo che potrebbe essere classificato come piaccione, perché insomma a chi non piace una rosa gourmand? Sì, sicuramente ci sarà qualcuno che sta guardando questo video e dirà a me non piace, ma ci sta perché comunque ognuno ha i propri gusti, però secondo me questo è ancora più particolare e secondo me potrebbe piacere a una nicchia ancora più ristretta di persone. Anche in questo caso troviamo una persistenza e una scia veramente molto molto buone. In questo video comunque abbiamo visto dei profumi veramente tanto persistenti, ma per il prezzo che hanno, perché comunque il formato da vendita è veramente costosissimo, almeno costosissimo per le mie tasche, poi ovviamente molto soggettivo, alla fine ci sta che un profumo comunque persista tanto. Insomma, da un profumo così costoso è quello che mi aspetterei sicuramente. Detto questo, il video di oggi si può concludere qua. Fatemi sapere giù nei commenti se avete provato queste fragranze o se vi ho incuriositi con questo video. Come sempre vi leggo, vi ricordo che esce un nuovo video ogni mercoledì alle 21, ogni tanto il sabato, e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video super super profumoso, make-uposo e tanto
tanto tanto altro. E anzi, a proposito, prima dei saluti vi lascio anche qua lotto due proposte profumose che secondo me potrebbero interessarvi. Ci vediamo alla prossima, ciao!